Bentornati su Pokémon versione Argento Soul Silver! Nello scorso episodio abbiamo esplorato i meandri più profondi della Grotta Scura. Inoltre, il nostro Astaroth si è finalmente evoluto in un magnifico Typhlosion. Poi, off camera, ho allenato tutti i miei Pokémon fino al 37, quindi dovrei essere protetto, coperto, per la palestra. Ma non ho formato il casino. Perché? Perché Undyne ha imparato una mossa che potrebbe per adesso rimpiazzare la MT che volevo comprare. Quindi, controlliamo tutti quanti i nostri Pokémon. Adesso, Nocturnal è al 37. Ha imparato Finta. L'ho sostituita a Garanzia. Inoltre, la mossa che volevo insegnare a Nocturnal era Rivincita, ok? Non Garanzia. Le avevo confuse, per questo avevo il dubbio di Garanzia. Comunque, eccolo qui, Astaroth, non ha imparato niente. Nidoking, idem. Undyne, ha imparato Raggio Aurora al 36. Volevo mettere un'altra mossa di tipo ghiaccio in Undyne, ma Raggio Aurora dovrebbe bastare, per ora. Ovviamente, Maxwell sta a posto. E sai... Ah? Un Scyther al 19 di natura placida catturato in una rete ball con AO Tonks, ma che è di numero di diverso? E perché è una metal coperta? Già, questo Scyther è il Scyther che ho catturato su Pokémon Platino per catturare Regigigas. Detto questo, è finalmente arrivato il momento. Già, dopo tipo non so quante richieste di questa cosa, farò evolvere il mio Haseo. E dov'è il mio Haseo? È sull'altro DS, infatti. Ho Platino, in modalità notturna ovviamente, che sta aspettando appunto nella sala contatto. E quindi, dove sei, me stesso? Eccoti qui. Stai parlando con Tonks. Ciao. Vi leggo quello che accade nell'altro schermo, Tonks ti ha contattato. Ciao. Sono Tonks, anch'io sono Tonks. Voglio scambiare. Vuoi fare uno scambio? Aspetta solo un attimo. Tonks ti ha offerto di fare uno scambio. Accetti? Ovvio. E per evitare... hai citato, hai preso un'altra metal coperta. Ho dato una metal coperta all'altro Scyther, ossia a questo Scyther. Così ho sprecato la metal coperta e fine. Quindi, questo Scyther per non info... Questo Scyther per... Huh? Non c'è più Haseo? Infatti, il nuovo soprannome di Haseo è Skate. Anzi, come lo direbbe Haseo, perché è un personaggio che dice il nome Skate... Skate! E non scherzo, lo dice così, ogni volta. Quindi, scambiamo Skate e... Boom! Scyther sarà inviato a Tonks. Ciao, Scyther! Tonks invia Skate! Ok, adesso lo pronuncerò normale, senza urlare, quindi siamo a posto. Ma adesso... Complimenti, il tuo Skate si è evoluto in Scizor! E vuole imparare Ferro Scudo, cosa che... no, grazie. Se invece arrivate al 37, Scyther impara doppio team, ma non mi serve. No, grazie. Sì, blocca, blocca. E quindi abbiamo fatto. Skate è finalmente giunto tra noi. Ma lo controlleremo a breve. Datemi un secondo che devo staccare Platino, perché altrimenti ho un altro DS acceso qui e mi dà fastidio. E quindi, vuoi fare qualcos'altro? No. Quando hai bisogno del mio aiuto, fammi un fischio. Quando hai bisogno del mio aiuto, fammi un fischio. Quindi, usciamo e spegniamo Platino, perché sennò qua è un casino. E adesso, un'altra cosa molto importante, anzi, in primis,
Controlliamo un attimo Skate per le mosse che ha. Per adesso. Anzitutto, i punti vita non sono aumentati se non sbaglio, no. Ma si sono praticamente invertite, anche se non è così, la difesa e la velocità. Vi spiego. Scyther è uno dei pochi Pokémon, se non l'unico, questa cosa non me la ricordo, quindi... che nella sua forma evoluta ha la stessa... Sì, ha la stessa somma di statistiche totale tra tutte appunto le sue statistiche. Ed è una cosa molto bella e importante. Quindi, adesso è diventato un difensore. Ed è una cosa che io adoro e finalmente è diventato un difensore. In pratica lui è il mio wall fisico. Quindi, già. Inoltre, se provate a istruire un vostro Scizor, che non ha ancora quella mossa ovviamente, può imparare pugno scarica, potenza 40, tipo acciaio, che mi serve, ok? Inoltre, anche se è ancora boostata la tecnico, quindi dovrei tenere attacco d'ala e togliere lacerazione... No, è vero, a questo punto mi conviene togliere lacerazione, perché tra un po' di livelli, Scizor, ah, che bello dire Scizor, dovrebbe imparare doppio smash, adesso non ricordo a che livello, ma sicuramente lo impara. Adesso, guardate che poi controllo e non lo impara. No, dovrebbe impararlo. E devo insegnare doppio smash a Scizor, perché è una mossa eccessivamente buona per lui. Quindi, detto questo, diamogli giusto un altro strumento, ossia non più il beccafilato, ma qualunque altro strumento. Va bene, anche una roccia di re per adesso. Dai, a Scizor. E andiamo a sfidare la palestra, anche se vorrei farvi vedere Scizor, dannazione. Ok, facciamolo vedere un attimo che cammina. E... Scizor? Eccolo qui. Ah, che bello. Io odio il rosso, ma Scizor è un'eccezione. Skate è instancabile. Bene, palestra. Allora, tu, che mi dici? Ehi, futuro campione, in questa palestra il pavimento non è molto stabile, perciò ti consiglio di mettere al sicuro la tua squadra di Pokémon. Comunque, i Pokémon di Sandra sono creature leggendarie, i Pokémon Drago. Non bastano un paio di colpi per nuocere loro, ok? Ma ho sentito dire che contro il ghiaccio hanno qualche problemino, ed è per questo che Raggio Aurora può essere utile, ok? Gelo Raggio è ovviamente infinitamente meglio. Ma dato che non mi andava di grindare il casino, va bene anche Raggio Aurora. Quindi, la star di questa palestra ovviamente sarà Undyne, ma voglio usare per un po' Skate. Quindi, questo è il puzzle. Già. Dovete girare questi cosi, ok? Andate in un punto dove si può girare il pavimento e poi girate. Il pulsante gira in senso orario o anche antiorario, credo solo orario. Le frecce spostano il, chiamiamolo, masso. E sì, tutti questi allenatori hanno Pokémon di tipo Drago. Anche se credo qualcuno dovrebbe avere Gyarados, perché sapete com'è, Gyarados sembra un drago, un po' come Charizard. Ah, Dratini, eccolo qui. Ah, dannazione. Ok, la prima battaglia andrà così. È un peccato, perché per allenarmi in fretta ho dovuto disabilitare le Mamma mia, ho dovuto disabilitare le animazioni delle mosse. Quindi, per adesso è così, mi spiace davvero tanto. Comunque, Dratini, vi ho già detto che è possibile trovarne un paio, non sono rari, al casinò per tot gettoni e alla zona safari. Quindi, se non li avete ancora catturati e ne volete uno, con una mossa speciale, guardate il prossimo episodio, ma non è il momento, non è il momento. Adesso, Seedra, questo coso, perché è di tipo acqua? Perché è qui? Beh, lo vedrete più avanti nell'episodio. Sappiate solamente una cosa. Non è molto efficace? Ah, vero, è di tipo acqua. Ecco che qual è la cosa. Quindi, retromarcia. Ciao, ciao, Seedra. E adesso vai con Undyne. Perché? Perché è di tipo acqua e io sto a posto con i tipi acqua. Mi raccomando, state attenti perché come mossa... Come abilità dovrebbe avere veleno punto, sì. Dovrebbe avere veleno punto, quindi... Ripeto, attenti perché può avvelenarvi e la cosa non è molto buona. Detto questo, fatemi un attimo riabilitare le mosse e poi vedremo. Comunque, se volete catturare un Scizor, vi consiglio di aspettare, o perlomeno, se avete già una Squama Drago, potete averlo, ok? Perché si evolve un'altra volta Scizor in Kingdra, che lo vedremo più avanti se non sbaglio, con appunto tramite scambio con Squama Drago.
E se non ce l'avete è un po' me. E non è me come... come si chiama? Si chiama Skate. Non è me come Haseo no Skate, che quando si evolve comunque la somma delle statistiche è quella, quindi comunque è buono. No, ok. Diana, perché gratti sulla porta mentre registro questa parte? Ok, non importa. Adesso, eccolo qui, Skate, nella sua più bestiale forma. Pugno scarica, che è di priorità. Quindi copre un po' il fatto che la velocità si abbassa tremendamente rispetto a un Scyther. Quindi, adesso siamo a posto. Dragonair. Mandiamo Undyne. Tanto per controllare una cosa. Voglio vedere quanto faccio effettivamente con Raggio Aurora. Perché se faccio troppo poco, devo dare Gelomai ad Undyne. Anzi, mi sa che sono costretto comunque a darlo, eh. Vediamo un po'. Raggio Aurora! Che è comunque una mossa stupenda, eh. È 25 punti più debole di Geloraggio. Sì. Però... cala l'attacco dell'avversario. O meglio, può calare l'attacco dell'avversario. E questa cosa non è affatto da sottovalutare, ok? Soprattutto se siete contro un attaccante fisico, magari anche debole a ghiaccio. E adesso iniziano queste cose. Ok, Ira di Drago, già la conoscete, è OP come non so cosa all'inizio del gioco. Ma qui siamo all'ultima palestra, quindi non è così forte, soprattutto contro Pokémon che hanno un'enormità di PS. Lola, bella lotta. Adesso, vorrei andare avanti il più possibile. Devo girare, vero? Sì. No, fermi, ho sbagliato. Appunto. Ah, quando si sbaglia qui è un casino mettere a posto. Quindi ancora. Chirovenia, ma questo pezzo è davvero odioso. Devo girare adesso, vero? Sì. Ah, poi devo girare ancora. Devo fare così. Devo andare su. Devo girare. Devo andare qui. E un'altra volta qui. E non va bene. Ah, questo puzzle di questa palestra è così odioso che non immaginate. Inoltre no, perché non si può sbagliare una volta e poi... No, è un casino. Fidatevi di me. Ancora, mi sa, vero? No? Adesso? Grazie. Su. Ti giro un'altra volta? Ah, perfetto. Adesso? Giù? No. Giri? Oh, ce l'abbiamo fatta. Mio Dio. Odio il puzzle di questa palestra. E non perché è difficile, ma perché è odioso. Fine. Non posso usare Astaroth. Posso usare Ozymandias, però. Non voglio usufruire troppo di Undyne. E... va bene. Proverò a non usare la strategia del Flash. Anche perché è un po' troppo, in effetti. Quindi vorrei evitare di usarla. E teoricamente non dovrei averne neanche il bisogno di usarla. Perché ho un'altra strategia contro Kingdra. Comunque, Horsea. Ve ne ho già parlato, quando ho parlato appunto di Sidra, perché Horsea appunto è la pre-evoluzione. Comunque, se li volete, prendeteli. Non sono affatto male. Acqua Drago in questa generazione vuol dire essere deboli solamente al tipo Drago stesso. Quindi, se potete scambiare un Sidra, fatelo subito. Ve l'ho già detto se non sbaglio, Kingdra era un mio Pokémon, anzi era il mio Pokémon più forte su Pokémon Zaffiro. All'epoca, e per all'epoca intendo quando ho catturato Regirock Shiny. Quindi, wow, ok? Casini. E ovviamente non si avvelena e non va a cappare in un colpo. Sono ancora underlevelato, perché i Pokémon degli allenatori sono al 37. Io sono al 37, quindi potete ben immaginare che la capopalestra sarà più forte di loro. Anziché... penso di dovermi curare in ogni caso, perché guardate quanto mi fanno con un bollaraggio. E mi aumentano, anzi, mi diminuiscono anche la velocità. Cosa che mi interessa poco perché ho forza, quindi... vai! È davvero un sollievo avere finalmente Skate. E sì, so benissimo che avendo Platino non mi ci vuole nulla a scambiarmi una neropietra. Ho anche controllato nello zaino, e sì... ho una neropietra nello zaino di Pokémon Platino. Ma perché non lo sto facendo nonostante io abbia fatto evolvere Scyther in Scizor? Perché in quel caso non c'era possibilità, ok? Inoltre, lo strumento l'ho preso. Ossia, Metal Coperta l'ho presa on camera, quindi vi ho fatto vedere che non l'ho spawnata dentro, perché a quanto pare... vabbè, non importa. E appunto volevo mostrarvi che, ehi, l'ho presa in maniera legit, fatemi fare un rapido scambio, tanto alla fine... l'unica cosa che cambia sono le statistiche. E neanche di troppo, perché si scambiano alcune statistiche. Non aumentano. Quindi
Scizor è un'eccezione. E mi sa che raramente vedrete Pokémon che si evolvono tramite scambio in miei let's play. Quindi, tanto per avvertirvi. Però, lo volevo fare, ok? Mea culpa, Metapino, magari qualcuno di voi penserà che ho citato con Scizor, ma non voglio farlo con la Nero Pietra. Perché la Nero Pietra non si può prendere in questo gioco. Teoricamente, per adesso, non si dovrebbe poter prendere. E quindi non la userò. Se non dopo la Lega, quando sarà disponibile. Ma quella è un'altra storia, quindi concentriamoci su questa lotta contro Mickey, che manda in campo Dragonair. Sfortuna è che i Dragonair, come abilità, hanno muta. Ciò vuol dire che se qualcuno di voi prova a usare, non lo so, Tuonda, mosse che avvelenano e altro, beh, vi ritroverete in un bel po' di guai, per la semplice ragione che questi cosi possono curarsi da soli, ed è una cosa fastidiosissima. E ovviamente non è molto efficace, mi è entrato acqua speciale, però poi mi shotti con un'altra IA di drago, quindi devo cambiare i Pokémon, uffa. E devo mandare per forza Undyne, perché è l'unica che regge due colpi. Undyne. Sì, devo dare Gelomaia ad Undyne, è obbligatorio. Allora, Undyne, non andare giù. Perfetto, anzi, non può andare giù. Fa un danno fisso il re di drago, quindi sto a posto. Raggio Aurora. Con gelo raggio sicuramente non avrei avuto nessun problema in questa palestra, ma non ce l'ho. Quindi non posso farci nulla. Ah, agilità. Wow, per usare ira di drago? Oh mio Dio. Ira di drago, non ci vuole niente a dirlo, però a quanto pare ho problemi anche a dire ira di drago. Ora, se non ricordo male, e spero tanto di non ricordare male, questo è l'ultimo allenatore prima del capo palestra, anzi della capo palestra. Quindi preferisco tornare indietro. Potrei controllare se è effettivamente l'ultimo allenatore. Quindi adesso vediamo, andiamo un attimo su. Strano! Cosa? Il fatto che ti ho sconfitto? Va bene. Adesso giriamo. Giusto. Sposta. Gira. Gira. Sposta. Gira. Su. Su. Vediamo se è l'ultimo effettivamente. Sì, è l'ultimo. Ok, quindi gira due volte magari. Ah, va bene, non importa, non importa. Siamo anche a palestra, ma fortunatamente per noi possiamo teletrasportarci direttamente all'ingresso, bene. Perché, ripeto, non voglio sprecare i ricostituenti. Nonostante ci sia il modo per avere soldi praticamente in... Ok, abbiamo capito, ci sta uno strumento al Pokémon Market. Nonostante ci sia un modo per avere praticamente soldi infiniti in questo gioco, se fate l'arena Pokéthlon, ovviamente, non voglio sprecare, ok? Preferisco non sprecare perché Pokémon giallo e altri Pokémon mi hanno abituato al fatto che se avete pochi soldi nel gioco e se avete poche possibilità di farlo senza sudare sette camici per delle pepite, ovviamente, non vi conviene sprecarli. Quindi, mandiamo subito... Ah, perfetto, è già per primo Maxwell, quindi siamo a posto. E adesso, prendiamo un attimo, solo un secondo, lo strumento qui. Salve, sei Tonks, tua madre mi ha dato una bacca ciofo, abbiamo già visto cosa fa, è di tipo roccia se non sbaglio e non ci serve nient'altro. Altra roba? Adesso, eh? Sì, Muscolbanda ci serve a poco se non sbaglio. Anzi no, quella è cintura nera. Cosa fa Muscolbanda? Fascia che potenzia di poco gli attacchi fisici? Allora, sì. Sì, sì, sì. Ok, vi spiego. Non avendo strumenti che potenziano mosse di tipo coleottero o tipo acciaio, perché non ho un'altra... come si chiama? Non ho un altro... un'altra metà coperta, ecco. Mi conviene dare Muscolbanda a Scizor, dato che è un attaccante fisico, oltre che difensore fisico, ovviamente. Quindi... Oh mio Dio, non mi ricordo Kingdra che... Ah, vi spiego. Kingdra, se non sbaglio, ha uno strumento. Oh, spoiler, a Kingdra il capo palestra. Vi ho detto che l'avevamo visto uno di Kingdra in questo episodio. Vabbè, comunque. E non mi ricordo che strumento ha, però. Se non sbaglio dovrebbe avere una bacca prugna. E se ha una bacca prugna, io sono mezzo finito. Mezzo perché forse riesco a sopravvivere. Ma forse no. Quindi devo stare attento. Vediamo se il puzzle era così complesso come me lo ricordavo, oppure era più semplice. Vediamo. Non puoi girare qua? Sì che puoi. No, giusto, era su. Gira. Destra. Ok. Quindi non era neanche troppo complesso, mi sono complicato la vita per niente, un po' come ho fatto con tutti i puzzle di questo gioco alla fine. Quindi, sì. Sì, su, 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 gira, destra, gira, su e su. Bene,
Adesso, dato che l'MVP... Ah, non c'è lo screenshot con il Pokémon, non importa, va bene così. Quindi, con Maxwell per primo, tutti quanti curati. Spero tanto di non dover usare la tecnica del flash. Parliamo con Sandra, che devo dare una voce un po'... tsundere, perché voglio dargli la tsundere, quindi vai. Sono Sandra, sono il più grande allenatore di Pokémon di tipo Drago. Posso tenere testa persino ai Super 4 della Lega Pokémon. Vuoi ancora sfidarmi? Bene, fatti avanti. Anche io, in quanto allenatore, ce la metterò tutta a prescindere dall'avversario. Parte la sfida di Sandra, capo palestra, che manda in campo Gyarados. Ed è per questo che se non avete un Pokémon di tipo elettro al primo posto, qui può essere un qualcosa di molto complesso. Quindi, nonostante non sia un Pokémon di tipo drago, e usa ancora l'area di drago, va bene, non importa, sono 40 punti, posso resistere. Maxwell, ti prego, devastalo! Ciao ciao Gyarados, non puoi reggere a uno stab più calamita più debole per 4. Mi spiace, ciao. Adesso arriva la difficoltà però. Perché lei manda... No, manda il Super Dragonair, va bene. Non ho dato gelo mai. Ouch. Non ho dato gelo mai a Undyne. Non importa, non importa. Dovrei reggere lo stesso. Due ire di drago dovrei reggerle. Però attenzione. Questi Dragonair, se non sbaglio, uno dei due, perché ne ha due, dovrebbe avere Tuononda, o tutti e due, non ricordo, e un altro ha Idrondata. Quindi, siamo andati a Ozymandias, se avete anche voi un Nidoking, state attenti. Però se non sbaglio, uno dei due ha appunto Idrondata. Oh mio Dio, grazie al cielo che l'hai colpito. Fortunatamente dovrei togliere metà vita a Dragonair. Perfetto, va benissimo. Ancora Raggio Aurora e usa Drago Pulsar. Questa è una mossa che, se non sbaglio, potrebbe servirci parecchio, ma... Vediamo un po'. Raggio Aurora, grandissima Undyne che hai retto. Il problema adesso... è come decide l'IA di agire. Se manda subito il Pokémon più forte o l'altro Dragonair. Mi spaventano entrambi, eh? Ok, ancora Dragonair. Dovrei avere una ricarica totale? Perché Undyne mi serve viva, ok? Senza Undyne non penso di poter reggere contro Kingdra. Il punto è che loro sono attaccanti speciali. E io sono un difensore speciale. Quindi ed è una cosa meravigliosa poter fare tutto quello che voglio contro questi Dragonair senza subire troppi danni. E adesso ancora Raggio Aurora. Se non mi fa brutto colpo è anche meglio. Non farmi brutto colpo, perfetto. Undyne usa Raggio Aurora. Non è stata mai paralizzata. Ed è una cosa bellissima questa. Detto questo, super efficace, va bene. Dragonair esausto e... 38, ma quello ci interessa poco, perché adesso voglio provare una nuova strategia. In che senso? Non userò Flash, ma il suo Kingdra deve andare giù. Quindi, Maxwell, vai. Per una semplice ragione. Se ha Baccaprugna, non mi ricordo se ha Baccaprugna o Baccacedro. Se ha Baccaprugna, gli tolgo la Baccaprugna. Se non ha Baccaprugna, dovrebbe usare... fuoco all'energia, se non sbaglio. Un solo Pokémon, ma la vera sfida inizia adesso. Se usa fuoco all'energia, ho vinto. No, usa idropompa, bene. Ah, ok, adesso. Se dovessimo sopravvivere, cosa molto improbabile. Ok, adesso mandiamo... Scusate, ma un punto vita. Mandiamo in campo Undyne. Voglio vedere se il Predict funziona. Kingdra, usa idropompa. Se la usa, ho vinto. Yes! No! Ha fallito! Perché hai fallito? Non devi fallire, dovevi colpirmi! Dannazione! Kingdra ha altre due mosse molto pericolose, quindi Undyne mi spiace ma va KO. Se fossi più veloce di Kingdra... che bella cosa! Però anch'io rimango paralizzato? No, perfetto. Volevo usare bot in testa per vedere se ero più veloce, ma... Pala ombra, tanto mi colpisce lo stesso? Ah, Drago Pulsar, vero. Il problema è quello. Se mi avesse colpito con idropompa, mi avrebbe curato e di tanto anche. Quindi Undyne per adesso è KO. Ma è paralizzata. E a meno che Sandra non usa ricariche totali, e credo che le possa usare, però questo è il problema. Sono un po' nei guai. Comunque, siamo più veloci, vero? Lei userà idropompa al 90%. Preferisco usare pugno scarica. Sì, mi conviene, perché non posso ritirare Scizor.
Ah, dannazione di tipo drago, no! Mi ero dimenticato il fatto che era di tipo drago, Comunque, fortunatamente parlando, ha solo 5 idropompe. Ne ha usate 3. Quindi, se ne manca un'altra, dovrei resistere un colpo, ecco. Usiamo attacco d'ala a questo punto, non posso fare nient'altro. Retromarcia non mi conviene usarla perché condannerei a morto un altro Pokémon, quindi... Eccola qua, Baccacetroa. Quindi sì, questa battaglia è molto complessa e io l'ho fatta al 33 questa battaglia, perché ero ancora più underlevelato nella test run. Ok, 4 idropompe. La prossima è l'ultima. E poi non può più toccare Scizor. Quindi se risuscitassi Scizor avrei vinto. Proviamo a usare un flash. Scusate, ma non è la strategia del flash multiplo, ma almeno uno lo volevo usare, perché sì. Usa pure Drago Pulsar, non mi interessa. Non su questo Ampharos. Quindi, tanto per sicurezza, è un... com'è che si dice? Non mi ricordo come si dice, però in... Allora, Astaroth, mi spiace davvero tanto, ma se non ti manca, morirai. Ma non puoi farci nulla, devo resuscitare per forza Undyne. Revitalizzante, ne ho solo 6, ouch. Undyne. Perché Undyne regge di tutto quello che può fare Kingdra, e Skate può reggere tutto quell'altro che può fare Kingdra. Quindi, Kingdra adesso non ha più idropompa. Siamo salvi dall'idropompa. Però... Però, ha altre mosse. Ne ha altre 2. E anche una che non ho ancora usato. Non ho capito perché non ho usato ancora fuoco all'energia, ma ha fuoco all'energia. Vai Undyne. Adesso, ha solo altre 2 mosse. Drago Pulsar e Iperraggio. Quindi, se non siamo attenti, ci distrugge. Distrugge proprio. Quindi, Skate, subito cura, perché mi servono, mi serve. Muro di fumo, non... ha muro di fumo? Bene, non lo sapevo, ora lo so. Ora, mi conviene provare con Raggio Aurora, anche se non è eccessivamente efficace. Sarebbe meglio Palla Ombra, in effetti. Perché non ho usato Palla Ombra? Non lo so, adesso proviamo. Oh, fallisce! Cosa? Non è possibile! Devo vincere! Costi quel che costi! Sai che ti dico, io ti odio, Sandra, per quello che fai dopo questa cosa. Ed è una cosa che a un altro personaggio... Solamente a Yoto succede. A quanto pare è meglio Raggio Aurora, quindi vai. Oh, bene, almeno non ha ricariche totali, quindi meglio così. Dicevo, ha un comportamento molto brutto, Sandra, dopo questa lotta. Un po' come è successo con Chiara, ok, lo posso dire chiaro e tondo. Chiara e tondo. Il punto è, solamente a Yoto succede. Non accade mai in nessun'altra regione una cosa stupida come quello che fanno Sandra e Chiara. Ed è una cosa che io detesto, ok? Quindi, Raggio Aurora. Vai. Se avessi avuto geloraggio, brutto colpo. Ok. Paralizzata. Undyne. Vai. Raggio Aurora. Comunque dicevo, una cosa che detesto e disprezzo dal profondo del mio animo. E adesso gli abbassi l'attacco che ovviamente non serve perché lei è un attaccante speciale. Ecco, iperraggio. Va bene. Se mi mandi KO Undyne, almeno l'esperienza la prende Scizor. A quanto pare no. Botte in testa. Finiamola con qualcosa che... Raggio Aurora. No! Ce l'aveva allora una ricarica totale! Mi ha ingannato! Usa per... Ah, no, fermi! Se usa iperraggio adesso, cosa molto probabile... Sì. Deve essere paralizzata. Altrimenti non posso fare nulla. Usa iperraggio, usa Drago Pulse. Il punto è che sono... Wow, anche il brutto colpo, eh. Sono a un momento di stallo. Posso resuscitare pochi miei Pokémon e lei mi distrugge, quindi... devo per forza usare un latte mummu, mi sa proprio di sì. Anzi, posso stollarla. Ehi, tu usi ricariche totali? Io posso curare i miei Pokémon, ecco. Quindi, vai, sparami addosso quello che vuoi, iperraggi o quella... qualunque cosa vuoi, non mi fai niente. A parte il muro di fumo, per favore, ma... deve ovviamente rompere le scatole. Attacco d'ala. Oh, lento, anzi, manchi. Attacco d'ala, togli almeno un quinto DPS. Va bene, va bene. Nonostante... che bella cosa adesso. E ovviamente anch'io manco. Muro di fumo, va bene. Non importa, lei usa la strategia del flash, o del muro di fumo in questo caso. Io riuscirò a sconfiggerla, in ogni caso. Retromarcia. Perché retromarcia? Perché retromarcia? Sperando che usi... Ok, va bene, non importa. Usa iperraggio. O colpisci con attacco d'ala. Ok, bene. Vai, giù. Poi, ancora.
Bene, perfetto, iperraggio. Oh, finalmente. Che è potente, ma uno non è stab come Drago Pulsar. Due sono di tipo acciaio. Se non mi crittasse, però, sarebbe una cosa molto meglio. Non importa. Ha l'abilità cecchino, può crittare di più. Però almeno adesso posso paralizzarla senza nessun problema. E giuro che se ha un'altra ricarica totale mi arrabbio non sapete quanto. Tuono onda, vai. Vai, paralizzati. Oh. Comunque, Kingdra è un Pokémon eccessivamente buono, ripeto. Quindi se vi serve prendetelo perché è ottimo. Sai che ti dico? Tu l'hai fatto, lo faccio anche io. Flash. Due flash. Non vado oltre. Ma dovevo usare due flash. Perché altrimenti non sono in pace con me stesso. Ok, adesso. Onde evitare problemi, tra virgolette, usiamo raggio scossa. Se mi aumenta l'attacco speciale, ho vinto. Se non me lo aumenta e lo manda giù con un brutto colpo, sarebbe ancora più ironica la cosa. Ok, non importa. Mancami. Ok, paralizzato? Non ti azzardare ad usare una ricarica totale che ti ammazzo. Ok, scarica, distrutto, ciao. Oh, finalmente. Kingdra esausto. Maxwell, perfetto. E... 38. Impara qualcosa? No. Come? Ho perso? Non posso crederci. Deve esserci un errore. Non accetto questa sconfitta. Posso anche aver perso, ma non sei abbastanza forte per la Lega Pokémon. Ti ho sconfitta. Tu hai usato un muro di fumo. Io ho usato solo due volte Flash. Tu hai usato una ricarica totale. Io ho usato una gassosa ed è revitalizzante, ma quella è un'altra storia. Dietro la palestra c'è un posto chiamato Tana del Drago. Al centro della Tana del Drago c'è un piccolo santuario. Vai là e dimostra che le tue idee sono valide. Solo allora ti potrò conferire la medaglia della palestra. Esatto, un po' come Chiara, il comportamento che non mi piaceva, non vi dà medaglie finché non fate un'altra cosa, ossia la Tana del Drago. Detto questo, quanto odio Sandra quando fa così, la odio. Mamma, sì, lo so, altri strumenti. Magari strumento utile come Muscle Band non sarebbe affatto male, eh? Vediamo un po'. Salve, sei Tonks e... Baccaciofo? Un'altra Baccaciofo? Quante me ne date di Baccaciofo? Ne ho 15? Un attimo. Ne ho davvero 15 di Baccaciofo? Ciofo? Ciofo? Ne ho 15! A che mi servono? A niente! Vabbò. Allora, curiamo i nostri Pokémon e poi ci salutiamo perché non ce la faccio più. Io odio Sandra per il suo comportamento... stupido. Un po' come Chiara. Adesso... curami, grazie Joy. Grazie per l'attesa. E... arrivederci. Ma non siamo mai stati qua sotto, un attimo, a prendere il blocco amici? Wow. Ok. Adesso, sì. Grazie. Perché volevo controllare una cosa. Sì, lo so. No. Ciao. Dovrei aver registrato me stesso su Platino. Controlliamo un attimo. Perché l'ho fatto senza il blocco amici, quindi teoricamente non dovrebbe esserci. Vediamo. Controlla la lista. Ah no, ci sono. Tonks. Eccolo qua. Info. Sono un fanta allenatore. Dato l'ultimo incontro, 16 agosto. Non è il 16 agosto, ma ok. E quella è un'altra storia, perché vabbè, lasciamo perdere. Quindi, abbiamo finalmente finito l'episodio. Devo riposarmi, devo togliermi dalla testa Sandra e devo sperare con tutto me stesso che non si sia corrotto l'audio, altrimenti io impazzisco. Detto questo, cura di Pokémon, sì. Nella prossima parte di Pokémon versione Argento Soul Silver, intanto insegno Mulinello ad Undyne, perché devo farlo, altrimenti non si può andare avanti. Andremo nella Tana del Drago. Tanto per dirlo, non è... dov'è Mulinello? Eccolo qua. Non è affatto complessa la Tana del Drago, ma... di... Ozymandias impara Mulinello. Ma diciamo che, seppur breve, perché sì, sarà una parte molto breve la prossima, è molto importante. Eccessivamente importante, soprattutto per chi vuole un Dratini. Quindi, imparato Mulinello, perfetto. See you next time! Un attimo, posso fare questa cosa? No, un attimo, c'è un modo per fare un... un attimo, X? Sì, ok. Vediamo se ci riesco. Ma no, perché c'è un modo per buggare il vostro Pokémon. Ah, ce l'avevo fatta, dannazione. Ok, un secondo, ci devo riuscire. Vedete, c'è un modo per buggare il vostro Pokémon che resti in aria.
Se premete X nello stesso istante in cui... È molto difficile. Un ultimo tentativo e poi basta. Ultimissimo. Se non si apre il menu. Se non si apre il menu. No. Eccolo, ecco. Guardate adesso. Pokémon. Pokémon. Dovrebbe salire, se non sbaglio. Eccolo lì, guardate. Ampharos sta salendo. Guardate. Ok, scusate, ma era divertente, ok? In pratica, questo è uno dei piccoli bug di Soul Silver. Se mettete pausa quando state scendendo e aprite Pokémon, chiudete Pokémon, aprite Pokémon, chiudete Pokémon, il vostro Pokémon resterà sospeso in aria. Era divertente come cosa. E non fa niente la cartuccia, quindi non preoccupatevi. Quindi, see you next time, stavolta per davvero.